Chi viaggia da passeggero spesso ha la sensazione di essere circondato da strumenti e anche da procedure piuttosto misteriose ed è inevitabile porsi domande a cui è difficile avere una risposta immediata. Allora ecco qualche curiosità. Perché al momento del decollo e poco prima dell'atterraggio si abbassano le luci all'interno dell'aereo? Non è per aiutare i passeggeri a rilassarsi, è invece una misura di sicurezza che serve ad adattare l'occhio all'oscurità. Solo così diventa visibile il sentiero luminoso che conduce all'uscita, nel caso si sia costretti ad abbandonare l'aereo in tutta fretta. I più piccoli sembrano proprio non sopportare il decollo, ma hanno un'ottima ragione. Quando un aereo si alza in volo, la pressione all'interno della cabina cambia. Gli adulti compensano quasi senza accorgersene, ad esempio con uno sbadiglio o deglutendo, aiutandosi magari con una caramella. Ma un bimbo in fasce non sa farlo. Una soluzione è dargli qualcosa da bere. L'atto di deglutire gli permetterà di adattarsi alle variazioni di pressione. In volo sono proibite le stampanti laser e i lettori di compact disc, per non parlare dei telefonini. E nelle fasi di decollo e atterraggio bisogna tenere spenti tutti gli apparati elettronici. Sembra una strana vessazione. La ragione è sotto i piedi dei passeggeri. Qui si trovano innumerevoli cavi collegati con la cabina di pilotaggio. Lungo questi cavi viaggiano gli impulsi elettrici che trasmettono le informazioni grazie alle quali l'aereo è governabile. I telefonini e gli altri apparati elettronici che emettono onde elettromagnetiche possono creare interferenze potenzialmente drammatiche. Il volo è terminato, ma i passeggeri sono pregati di restare ai loro posti con le cinture allacciate fino allo spegnimento degli appositi segnali. Può essere fastidioso dopo ore di viaggio, ma parcheggiare un enorme uccello d'acciaio non è semplice. A volte occorre fermarsi e ripartire, e un'imperfezione nel lastricato può causare un improvviso balzo. È meglio restare seduti e mantenere chiusi gli scomparti per i bagagli a mano. Potrebbero crollare sulle teste di qualcuno. Quando un aeroporto chiude per nebbia, è quasi inevitabile chiedersi: ma non si poteva atterrare lo stesso facendosi guidare dagli strumenti? Fortunatamente gli atterraggi degli aerei sono affidati all'abilità e all'esperienza dei piloti, molto più sicuri di qualsiasi strumento sia mai stato costruito. Gli strumenti sono utili per portare l'apparecchio fino a un'altezza minima dal suolo, che in genere è intorno ai 60 metri. A quel punto però è necessario che i piloti riescano a vedere almeno qualcuna delle luci della pista. Se c'è troppa nebbia, quindi, è molto meglio dirigersi verso un altro aeroporto dove ci siano tutte le garanzie per un atterraggio sicuro.